e gli hanno sparsi nelle opere pubbliche dei singoli consiglieri comunali, mandandolo, non dando alla consigliera finanziaria, invece al progetto che aveva vinto la riqualificazione di Corviale, su 23 milioni che potevano prendere con questo bando, ne hanno messi 2,5. Che già c'era, perché facevano parte del contratto di quartiere per la riqualificazione di una scuola, e l'hanno venduta come un grande intervento per le librerie. Noi questo dobbiamo combattere. Alla fine, e concludo, la teoria, secondo me, noi l'abbiamo vista su quello che hanno fatto sulle Olimpiadi, sul nuovo ideologico che hanno detto, su come non sono voluti entrare nel merito, hanno voluto di entrare nel merito, hanno umiliato il CONI e come hanno umiliato il CONI e la comunità. E la guida sportiva. Io penso che quello che hanno detto riassume un po' i 100 giorni di quel governo, che non c'entra niente le giustificazioni che hanno trovato sul consenso dei romani, non c'entra niente i costi sul debito, perché quando costruisci un'opera pubblica è normale che tu fai un investimento per il futuro, il problema è quando sprechi, il problema è se non sei capace di gestire la corruzione. Invece il vero problema di questa amministrazione, nei fatti, sono due: che Raggi ha scambiato le Olimpiadi per pagare un prezzo al Grillo e a plagare il Movimento 5 Stelle, e alla fine la completa assenza di visione e di programmi per il futuro, che noi oggi invece con questa iniziativa speriamo di raccontarvi, e che nel prossimo con Roma Bella terremo alta l'attenzione, e con Roberto Giachetti sindaco sicuramente avremo avuto un'amministrazione davvero diversa. Grazie.